Buongiorno a tutti, benvenuti al secondo incontro di Scienze e Fantascienze di quest'anno. Il tema sono questa volta gli analoghi terrestri di Marte, che è una cosa un po' strana a prima vista, che è probabilmente anche poco conosciuta, ma molto affascinante. Devo dirvi purtroppo una cosa non piacevole, e Rosalba alla fine non è riuscita a venire fisicamente, ha fatto davvero di tutto, ma qui non è semplicemente un impegno come una riunione, è che è successo che hanno spostato proprio le date di una di queste missioni di studio che nel deserto di Atacama, quindi si tratta di una cosa, un periodo lungo che ha condizionato ovviamente tutto il resto, quindi non è riuscita a venire in Italia proprio, è ancora in California, però mi ha mandato la presentazione che adesso faccio io. In ogni caso, lei probabilmente verrà in Italia almeno per un po' di giorni, e penso anche abbastanza breve, probabilmente anche la prossima settimana. Purtroppo però la prossima settimana era già programmato l'altro incontro, quello che faremo al liceo Tosi, che ci ospita gentilmente a Busto Arsizio, quindi era una cosa che coinvolgeva troppe persone, era impossibile assolutamente cambiare, e di conseguenza non potremo fare l'incontro pubblico, ma se lei viene faremo tutto il possibile perché almeno ci possa essere un incontro con gli studenti dell'Insubria. Dopodiché comunque io, se volete, se riusciamo a organizzarlo, lo posso anche avvisare se c'è qualche esterno che ha piacere di venire. Le lezioni universitarie di per sé sono pubbliche, quindi eventualmente, magari, se qualcuno è interessato a questo, lasci il suo email a Francesco, così vi faccio sapere se questa cosa viene fatta. Dopodiché invece avremo, io adesso quindi farò la relazione di Rosalba, dopodiché faremo il collegamento con Julio Valdivia, che ci aspetta a Lima, e questo quindi invece lì parlerà lui direttamente, lui parlerà in spagnolo, io ve lo traduco, anche se lo spagnolo si capisce abbastanza bene. Quindi vi ricordo solo che appunto la prossima settimana avremo l'incontro al liceo Tosi, che diversamente da quanto indicato sulla locandina sarà alle 3 anche questo, e infine concluderemo con il grande incontro del 5 dicembre, che vi raccomando in particolare, in cui avremo oltre a una scrittrice di livello internazionale come Carla Monticelli, e avremo i due responsabili della missione che ha scoperto il primo lago di acqua liquida extraterrestre, che è un lago appunto che hanno scoperto su Marte, tra l'altro una scoperta tutta italiana, quindi una cosa di cui essere anche giustamente orgogliosi. E poi avremo Piero Benvenuti, segretario generale, primo italiano nella storia, che è stato segretario generale della International Astronomical Union, che ha finito proprio adesso il suo mandato, ma che tra l'altro, oltre a raccontarci un po' il futuro delle missioni verso Marte, penso che dirà anche due parole su questo fatto anche storico, che lui ha fortemente voluto, e cioè il cambio del nome della legge di Hubble, che è la legge che governa l'espansione dell'universo, quindi non è proprio una roba da niente, che per suo esplicito desiderio è stato votata proprio all'Assemblea Generale della IAU in agosto, e poi è stato confermato con un ulteriore voto telematico proprio il 26 ottobre, quindi una cosa recentissima. È stata approvata a grandissima maggioranza la proposta di ridenominare la legge di Hubble legge di Hubble-Lemaître, riconoscendo così i meriti di Georges Lemaître, che era un astronomo e sacerdote belga, che in effetti era arrivato a formulare la stessa legge prima di Hubble, solo che ha pubblicato in una rivista belga totalmente sconosciuta, per cui nessuno l'aveva saputo, ma la grande maggioranza che c'è stata in favore di questo dimostra che ormai tutti sono coscienti che Lemaître
ha almeno metà del merito, se non di più. Certo, i dati di Hubble erano più precisi, però comunque lui c'era arrivato ugualmente e aveva, alla fine aveva ragione, magari aveva anche un po' scommesso, diciamo, basandosi su dati molto imprecisi, però alla fine aveva ragione. Quindi anche questo sarà un fatto storico, e tra l'altro appunto è una cosa recentissima, quindi sarà uno dei primi incontri in cui potremo parlare, in cui si parlerà di questo in generale. Ciò detto, possiamo quindi cominciare. Ripeto, se qualcuno vuole essere informato sulle possibilità eventualmente di incontrare Rosalba, se faremo la cosa, si ricordi prima di andare via di lasciare il suo email a Francesco, così se riusciamo a fare la cosa io avvertirò tutti quelli che avranno lasciato il loro indirizzo oggi. Ciò detto, passiamo alla presentazione di Rosalba e ecco. Allora, Rosalba, dico, proprio rapidamente, le due parole, è una, come vedete, è una scienziata seria, lavora in uno dei più prestigiosi centri di ricerca della NASA e inoltre anche con il SETI Institute, che per chi conosce un po' la storia è l'istituto che ha fondato Frank Drake per la ricerca della vita intelligente extraterrestre in modo particolare, comunque si occupa anche di ricerca della vita in generale. E, lei è di formazione una biologa, aveva iniziato studiando le balene, una volta che era venuta in Italia eravamo andati anche in cerca di balene davanti a Genova, abbiamo affittato con lei e alcuni amici una barca, siamo andati in giro, non le abbiamo viste ma ci siamo lo stesso divertiti come dei matti, perché tra l'altro Rosalba è anche una persona veramente speciale umanamente e mi dispiace per questo che non sia potuta venire, e spero proprio di riuscire a farvela comunque conoscere, perché è una persona divertentissima intanto, e poi veramente con un entusiasmo contagioso che vale veramente la pena di incontrare. In ogni caso, lei dopo, ormai da molti anni, si occupa di appunto questi analoghi terrestri di Marte, che sono, adesso andiamo a vedere di che si tratta. Allora, c'è un'introduzione in cui parliamo in generale della ricerca della vita fuori dalla Terra. Questo vabbè, è uno di quegli schemi tipici all'americana, in cui si spiega tutti i vari aspetti, ma possiamo anche saltarlo. Allora, cominciamo. Che cos'è la vita? La vita, ci sono varie definizioni. Intanto la vita, qualunque definizione di vita si basa sulla vita come noi la conosciamo, anche se ci sono buone probabilità, buone ragioni di pensare che probabilmente almeno se esiste la vita anche fuori dalla Terra, almeno a livello di base sia non troppo diversa, almeno come chimica, e questo per varie ragioni che adesso vedremo. Comunque, partendo dall'esperienza della vita sulla Terra, al di là delle definizioni teoriche che poi lasciano un po' il tempo che trovano, perché per esempio la definizione più accettata è la vita è un sistema complesso, un sistema chimico complesso capace di evoluzione darwiniana. Questo non è che è molto utile, cioè può essere una definizione molto precisa, però non è che sia molto utile per fare un esperimento su questa base. Fare un esperimento che ci dica che se un certo oggetto che vediamo è capace o no di evoluzione darwiniana, è impossibile, l'evoluzione a tempi lunghissimi. Allora in genere si usano altre cose, i cosiddetti biomarkers, cioè dei segni dell'attività biologica, come per esempio molecole organiche, minerali che vengono formati solo dalla vita, almeno per quanto ne sappiamo, oppure se si riesce a trovarli anche direttamente degli esseri viventi, o anche fossili. Naturalmente la varietà può essere molto grande, ma questo non sappiamo bene. Quello che è interessante chiedersi intanto perché è interessante cercare la vita su altri mondi, e
Ci sono innanzitutto chiaramente la prima risposta è perché in questo caso noi avremmo l'evidenza di un secondo inizio della vita, il che ci permette da una parte di fare una comparazione, vedere se davvero la vita come la conosciamo è universale oppure specifica della Terra. E guardate, basta solo un caso, perché se la vita la trovassimo nel prossimo futuro, la troveremmo molto 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 vicino a casa nostra, su scala, sulla scala cosmica, neanche nel giardino di casa, ma proprio come sotto il letto praticamente, a una distanza così piccola che, secondo punto, questo vorrebbe dire che la vita verosimilmente è molto comune nell'universo, e quindi se la troviamo che è anche lì simile alla nostra, probabilmente vuol dire che è così dappertutto, e invece se troviamo che è diversa, allora vuol dire che ci sono molti modi in cui la vita può formarsi. E inoltre questo ci darebbe informazioni anche su come poteva essere l'atmosfera, l'ambiente della Terra primitiva, cioè del pianeta da cui è nata, quindi anche sulla Terra primitiva ci darebbe molte informazioni su come è nata la vita sulla Terra. Ci sono molte cose che stiamo cercando nel Sistema Solare, soprattutto su Marte e anche altrove. Su Marte noi in particolare cerchiamo anche degli organismi viventi, potrebbero essercene ancora. C'è stata la missione Viking, che è stata la prima, che negli anni 70, che ha cercato di trovare qualcosa, e sappiamo che ha dato dei risultati che sono tuttora discussi, anche se sono passati più di 40 anni, e probabilmente non se ne verrà mai a capo, era che l'esperimento era intrinsecamente ambiguo, non era abbastanza preciso. Ma ci sono altre missioni che ora vedremo, che sono programmate per Marte, e ExoMars doveva partire quest'anno, poi c'è stato un po' di problemi, si è distrutta la prima sonda che hanno mandato, quindi partirà nel 2020. Ma ci sono anche altre cose che si cercano, cioè si sta studiando, anche se questo è molto più complicato, delle missioni su lune ghiacciate dove potrebbero esserci oceani, poi li vediamo, e si stanno cercando anche gli ingredienti della vita, cioè l'acqua, le sorgenti di energia e altre cose, e poi anche appunto possibili segni di vita nel passato, che questo è anche più probabile trovarli. Questo in particolare sono i componenti della vita, che principali, sei elementi più importanti della vita almeno sulla Terra: zolfo, fosforo, ossigeno, azoto, carbone, idrogeno, e che viene chiamato con un acronimo a volte SPONCE, a me piaceva di più CHOMSP, che era quello che usavano prima, adesso si vede che è più di moda questo, anche perché c'è una merendina che si chiama così, vabbè. Quindi questi sono i vari, vedete che c'è una grande varietà di cose che servono, e sicuramente ci vuole per in ogni caso almeno un liquido, che più normale l'acqua, ma potrebbero essere anche per esempio idrocarburi, ma ci vuole un liquido, perché senza un mezzo liquido è difficile che possano avvenire le reazioni chimiche che portano alla formazione della vita. E poi ci vuole una sorgente di energia, un ambiente adeguato e gli ingredienti giusti. E comunque l'acqua è certamente la cosa più importante, da cui per questo si è fatta una valutazione di dove nel sistema solare si trova l'acqua, e vedete che in realtà l'acqua sulla Terra non è poi così tanta. L'acqua è il bollino, il pallino blu, e vedete che ci sono anche altri pianeti, in realtà sono soprattutto satelliti, che dei pianeti giganti di Giove e di Saturno, che hanno molta più acqua della Terra, anche se sono molto più piccoli. Però la questione è che
quello che conta è l'acqua liquida, qui in gran parte questa è ghiacciata, oppure se, come in alcuni casi si suppone, c'è sotto una crosta ghiacciata un oceano, però il problema è di arrivarci, chiaramente, che non è una cosa banale. Si suppone che l'acqua che troviamo sui pianeti, anche sulla Terra, nei nostri mari, nei nostri laghi e fiumi, sia nata dal ghiaccio che si è formato all'inizio, quando sono nati i pianeti. Ormai sappiamo che i pianeti nascono insieme alla stella, tutte le stelle hanno pianeti, diciamo il pianeta è un sottoprodotto della formazione della stella, che nasce da una nube di polvere cosmica che si concentra finché la pressione è tale da attivare le reazioni nucleari da cui nasce la stella nel centro. Quello che rimane sono un po' di detriti che formano col tempo i pianeti. Oltre ai pianeti formano anche altre cose, asteroidi e comete in particolare. Le comete sono per lo più palle di ghiaccio sporco, insomma, quindi acqua sporca sostanzialmente, e si pensa che la cosa è ancora molto dibattuta, però comunque l'idea di fondo che siano state le comete cadendo sulla Terra primordiale a portare l'acqua ancora è la più accreditata. Da questo il motto follow the water in tutto questo tipo di ricerche, la prima cosa che si cerca è l'acqua e poi appunto anche i minerali, gli ingredienti della vita. Qui c'è un'altra battuta, water on Mars, l'acqua sul Mars, water on Mars vuol dire acqua su Marte in inglese, e allora vabbè, queste sono le tipiche cose all'americana che non possono mancare in questo tipo di presentazioni. Ecco, qui vedete alcune foto invece questa è Rosalba in azione in alcuni luoghi dove ci sono, questo in particolare lo riconosco, ecco, purtroppo ovviamente quando si tratta di immagini, ci sono moltissime immagini come vedrete, anche belle, non sempre lo riconosco, però questo sì, questo qui è un cratere che sta nel deserto del Mojave in California, dove Rosalba va spesso perché sta abbastanza vicino, lei lavora appunto in California nell'AMS del laboratorio della NASA che sta a Moffett Field in California, e lì vicino c'è questo cratere che in genere non c'è niente, però ogni tanto quando capita che piove il deserto, sapete che non è morto, piove raramente per quello che non cresce in genere nulla, ma quando piove il deserto fiorisce, ci sono comunque dei semi che sono capaci di resistere anche per tempi lunghissimi, e quando questo succede lei si precipita sempre a vedere, è una cosa veramente, come lo racconta, si vede che per lei queste piante sono quasi come dei figli che vuole vedere, perché poi vivono poche ore, e quindi tra l'altro lì una delle tante storie divertenti è che questo cratere è sacro per gli indiani del posto, quindi lei ha dovuto mettersi d'accordo e le permettono di lavorare a patto che non usi strumenti troppo invasivi, per cui ogni tanto capita che lei deve costruirsi, inventare il modo di costruire uno strumento che già esiste, ma nella forma in cui esiste non può usarlo in base agli accordi, allora deve inventarsene un altro che sia più piccolo, più silenzioso, eccetera. Il che però lei, anche questa è una cosa che potrebbe essere una seccatura, ma da un altro punto di vista è anche una sfida interessante, perché ti costringe a avere nuove idee. E tra l'altro una volta mi ha raccontato che si era precipitata lì mentre ancora non era finita la pioggia, che era un vero uragano, è uscita di strada con la macchina, è finita mezza sepolta da una frana, ha detto, ho preso la pala e mi sono spalata fuori. E il tipo è così, lei ha iniziato che non l'ascoltava quasi nessuno, allora è andata su una nave oceanografica per 3 mesi, ha fatto anche il marinaio, ha fatto di tutto, e ha tirato su dal fondo dell'oceano una carota di sedimenti, e con questa per anni è andata a tutti i congressi di bioastronomia spiegando come si poteva usarla per studiare sulla Terra degli ambienti simili a Marte, finché alla fine le hanno data retta ed è la NASA, quindi chi la dura la vince. E qui vedete appunto alcune di queste altre cose, e per quanto riguarda invece il... quindi qui si vede anche appunto la potenza dell'acqua, no? Cioè bastano poche gocce d'acqua e il deserto stesso fiorisce. E oltre all'acqua appunto ci sono
materiali, componenti della vita, e qui vedete come si vede anche proprio subito visivamente perché si pensa che la chimica del carbonio sia probabilmente la base della vita dovunque, perché è molto più ricca, vedete, e questi sono oggetti composti basati sulla chimica del carbonio, sulla chimica organica, e queste invece sono formate da composti inorganici. E vedete subito che insomma c'è una differenza di complessità enorme, scusate, che si vede appunto a colpo d'occhio, non c'è bisogno. Guardate che organico non vuol dire di origine organica, è una definizione strettamente tecnica, si considera organico quello che un composto che contiene la molecola CH, se non la contiene non è organico, non importa l'origine, quello che conta è che questo tipo di molecola permette di appunto di creare gli esseri viventi. Quindi non è l'origine ma la destinazione, quello che almeno potenziale, quello che stabilisce la definizione di organico o non organico. In effetti possono venire anche, le molecole organiche possono anche venire da processi non organici, e fondamentalmente non sono poi molti, Rosalba l'ha chiamato dell'ego principle, cioè fondamentalmente non sono moltissimi i blocchi elementari che permettono di costruire l'enorme varietà degli esseri viventi. Sono 20 amminoacidi, 5 nucleotidi di base, c'è alcuni zuccheri e non molto più. Però le combinazioni, proprio come con i Lego, possono essere tantissime e si può fare quasi tutto. Sappiamo che questi sono stati trovati, quasi tutte le molecole organiche importanti sulla Terra le abbiamo trovate anche nello spazio, quindi appunto dove si sono formate proprio nello spazio e non su altri pianeti, nelle nubi di polvere interstellare, dove sono formati evidentemente a partire da processi inorganici. Naturalmente questa non è ancora la vita, sono i mattoni della vita, e il passaggio da questi alla vita vera e propria ancora rimane piuttosto misterioso, però certamente tutto questo ci induce a pensare che appunto la vita probabilmente si basa dappertutto su questo tipo di chimica e ha anche buone probabilità di essere molto comune, se a meno che il processo che porta da questi mattoncini all'essere vivente sia veramente molto complicato e soprattutto non sia un processo unico, cioè che la vita sulla Terra sia nata dall'incrocio di diversi processi indipendenti, allora in questo caso potrebbe essere molto rara. Però se esiste un processo preciso, allora è molto probabile che la vita sia molto comune, perché appunto i suoi mattoni di base sono diffusi dovunque. E qui vabbè ce n'è una serie, ma io non sono un chimico, quindi su questo non insisto. Ora, la questione interessante è che se troviamo questi materiali organici su Marte o da qualche altra parte, quindi bisogna vedere, non è detto che sia facile, se troviamo solo questi, stabilire se vengono da esseri viventi oppure da processi inorganici. Se fossero molto simili alla vita sulla Terra sarebbe più facile stabilirlo, ma sarebbe meno interessante, giustamente. Se fossero diversi sarebbe più interessante, ma forse più difficile stabilirlo. Qui ci sono alcune immagini di oggetti che adesso non so riconoscere tutti, ma dove però la domanda se sono vivi oppure no non ha una risposta così ovvia come può sembrare a prima vista. Appunto, non essendoci qui lei, non so dirvi quali sono quelli vivi e quelli no. Però posso dirvi che, ecco, questo era una cosa che so, in alto vedete questi cristalli di magnetite che sono all'interno di un batterio, e quando il batterio muore si distrugge, rimane solo la fila di cristalli di magnetite con cui si possono fare delle collane. Però questi, se noi trovassimo solo i cristalli, sarebbe difficile stabilire se sono venuti da un batterio oppure no. Questi sono probabilmente i più antichi fossili terrestri, vedete che
anche qui non è che sia così chiaro, anche perché nel fossile sapete che non rimane la parte organica è sostituita, rimane solo la forma esteriore, ma quello che troviamo è una formazione che di per sé è pietra, quindi riconoscerlo solo dalla forma esterna può essere veramente molto difficile. E di nuovo qui vedete esempi di mescolati, anche se non so dirvi esattamente quale organico e quale no, comunque di sicuro alcuni lo sono, alcuni no, per cui capite da soli che la stessa difficoltà di riconoscerli è forse ancora più interessante che se uno vi va a dire quali sono. Questo qui è l'albero della vita come lo conosciamo oggi, e vedete che ci sono, noi siamo lì in cima, ma dal punto di vista quantitativo c'è un'enorme quantità di vita che è sostanzialmente microscopica. Dal punto di vista quantitativo la vita prevalente anche sulla Terra è quella in forma di batteri o di archea, che sono forme ancora più primitive, cose simili. Da qui naturalmente il problema, queste sono di nuovo due battute, come riconosciamo la vita aliena, usare il tricorder di Star Trek, però non ce l'abbiamo ancora, e qualcun altro dice beh, ci penseremo quando la incontriamo, vedremo sul momento, forse in certo senso è anche la posizione più intelligente, non sapendo bene come può essere. E di sicuro i fossili comunque sarebbero molto interessanti, ma non sono sufficienti molto probabilmente per giungere a una conclusione definitiva, almeno finché siamo a livello di microbi. Se trovassimo lo scheletro di un dinosauro, beh, sarebbe diverso, ma questo sappiamo già che nel sistema solare almeno non succederà. Potrebbe esserci della vita complessa su altri pianeti di altre stelle, ma prima di arrivarci fisicamente lì forse non ci arriveremo mai, di sicuro non ci arriveremo nell'arco della nostra vita. Allora qui arriviamo alla seconda parte, che è il centro della cosa. Perché perché usare gli ambienti analoghi, no? E perché fare missioni verso Marte, verso questi ocean walls, sarebbero appunto questi mondi che sarebbero coperti da un oceano, a sua volta coperto da ghiaccio. E allora vediamo quali sono essenzialmente appunto Marte, e poi sono Europa, Encelado, Titano, che sono i satelliti più gettonati. E qui vedete paragonato con la Terra come si pensa che fosse la Terra primitiva, e Marte, ecco, Marte è il luogo più interessante, certamente. Ci sono evidenze di acqua liquida nel passato, ma questo evidentemente non è aggiornata la diapositiva. Appunto, adesso sappiamo che c'è anche acqua liquida nel presente, e appunto ce ne parleranno i nostri relatori del 5 dicembre. L'annuncio è stato dato il 25 luglio, quindi è proprio recentissima. Si tratta di un lago sotterraneo, badate, circa un chilometro sotto la crosta della superficie di Marte, però Marte ha anche il vantaggio che non è poi così diverso dalla Terra, è l'unico pianeta che davvero assomiglia un po' alla Terra, per cui anche se non è facile, però si può pensare di andarci anche con una missione umana prima o poi. E l'idea di fare uno scavo, una trivellazione di un chilometro, non è poi un'impresa pazzesca, tutto sommato facciamo scavi per pozzi di petrolio molto più profondi, quindi non è impensabile di riuscire a raggiungere questo lago anche in tempi non enormi. In realtà è soprattutto le missioni verso Marte, il problema è soprattutto una questione politica, diciamo, cioè di sicurezza. Si ha paura di farlo perché è molto pericolosa. Anche le sonde automatiche, più o meno una su due va persa. Però di per sé la tecnologia ce l'avremmo già perfino adesso. Avendo il coraggio e i soldi, che è l'altro problema, si potrebbe anche partire domani. Inoltre c'è un'atmosfera, anche se molto molto tenue, e poi ci sono vari
le condizioni che permettono varie forme di preservazione anche della vita e anche di segnali di vita passata, ma anche forse presente. Qui vedete alcune missioni passate e in programma nel prossimo futuro, e questo ce ne parleranno più ampiamente i relatori del 5 dicembre, quindi non mi diffondo, ma vedete comunque che tra le altre cose c'è anche questa Mars Sample Return, vuol dire che è la prima missione che prevede di riportare indietro da Marte dei campioni, quindi non solo di fare analisi in loco, ma anche di riportare qui un po' di terra marziana per studiarla direttamente nei nostri laboratori. Qui vedete alcuni dei rover che sono stati usati finora, vedete che sono, anche le dimensioni sono aumentate notevolmente, i primi erano veramente piccolissimi, ma anche gli ultimi non sono poi tanto grandi, sono sempre pochi metri. Si stanno cercando, come abbiamo detto, soprattutto finora si sono cercate evidenze indirette e soprattutto l'acqua. Qui vedete i siti di atterraggio questo dovrebbe essere il prossimo dove si pensa di andare. Questo è il percorso che ha fatto il rover Curiosity che, insomma, per quanto piccolino, in tutti questi anni ha viaggiato parecchio, ma parecchio sempre in termini relativi, vedete, ha fatto solo qualche chilometro. Se guardate la scala qui in fondo, questo sono, vedete, quindi non è, però comunque ha fatto tutto da solo praticamente, perché mandare, dirigerlo da qui si può intervenire, ma insomma non si può pilotarlo perché ci vuole quasi un quarto d'ora perché il segnale arrivi lì, quindi per la maggior parte deve cavarsela da solo. Qui vediamo alcune immagini molto belle, affascinanti, appunto sono già state trovate diversi segni interessanti di un ambiente che è sicuramente stato in passato, ma forse addirittura anche oggi potrebbe essere adatto ancora alla vita, almeno in forme semplici. Questa è una cosa anche divertente, perché questi sono delle piccole frane che apparentemente sono una cosa insignificante, ma la cosa interessante è che potrebbero essere causate dall'acqua. Una volta Salva mi ha raccontato che sono andati a fare una spedizione altamente scientifica nel deserto per vedere se questi potevano essere causati anche da sassi che cadevano, oppure se l'unica spiegazione era l'acqua. Sono andati a lanciare dei sassi lungo le dune del deserto, dopodiché hanno anche dovuto raccoglierli e portarli indietro, perché lì ci passano a volte delle gare motociclistiche e i motociclisti non si aspettano di trovare sassi nel deserto, quindi era pericoloso. Quindi sono andati lì con i loro, come i sette nani, con il loro sasso, a buttarlo giù, vedere le tracce che lasciava, poi se lo sono riportati a Moffett Field. E la scienza a volte anche questo. Qui vedete, qui sono alcuni dati sulle precipitazioni, che chiaramente, ecco, l'ambiente è molto arido comunque. Magari si pensa che un tempo di acqua ce ne fosse molta di più, ma quello che è successo è che Marte ha una gravità molto minore della Terra, e quindi un po' alla volta ha perso l'atmosfera, e una volta persa l'atmosfera l'acqua ha iniziato a evaporare, è diventata a sua volta vapor d'acqua e si è dispersa a sua volta nello spazio. Quindi ne è rimasta pochissima, e da qui viene fuori da un lato la necessità di cercare di scavare, perché l'atmosfera, la superficie di Marte, dato che l'atmosfera è così tenue, protegge molto poco dalle radiazioni ultraviolette, che non fanno tanto, fanno magari bene all'evoluzione della vita, ma non alla sua sopravvivenza, perché determinano cambiamenti nel DNA che però se sono continui alla lunga ti ammazzano. E allora è più probabile che si possa trovare, magari scavando un po', anche non molto, anche solo qualche metro. E per questo finora però siamo riusciti a fare buchi solo di pochi millimetri, quindi adesso con ExoMars dovrebbe arrivare a qualche metro, quindi questo sarà già un fattore molto importante.
Naturalmente, soprattutto adesso che anche in vista del ritorno, ma queste missioni che cominciano anche ad andare a scavare, eccetera, bisogna essere molto attenti a sterilizzare tutto in modo che non rischiare di portare lì i nostri microbi, dopodiché scopriamo la vita su Marte, invece in realtà abbiamo scoperto i microbi che ci abbiamo portato noi, non sarebbe una cosa molto entusiasmante. Quindi questo sembra un dettaglio, invece è una cosa importantissima. Ci sono anche alcuni pezzi di Marte sulla Terra, ci sono già comunque, sono meteoriti marziane che sono formate, come vedete, quando un asteroide ha colpito Marte con sufficiente forza, ha sparato una parte della sua superficie nello spazio e alcune rocce sono diventate a loro volta degli asteroidi che poi alcuni sono caduti sulla Terra, tra cui questa che è molto famosa, che l'hanno trovata in Antartide. È famosa perché ci sono delle formazioni che molti ritengono che potrebbero essere fossili di batteri marziani o di qualcosa di simile, ma appunto essendo fossili rimane il dubbio, per quello che abbiamo visto prima, se sono davvero fossili oppure pseudofossili generati da processi inorganici, e anche qua non ne verremo a capo, credo, sono almeno 20 anni che ne discutono e quindi l'unica è trovare davvero qualcosa sul posto. Allora, gli analoghi come ci aiutano? In vari modi, perché intanto ci permettono, gli analoghi sono ambienti terrestri simili a quelli dove vogliamo andare, quindi Marte essenzialmente un deserto e quindi cerchiamo deserti, luoghi molto aridi, però ci sono anche altri casi, per esempio appunto gli oceani che si suppone esistano su Europa, Encelado, Titano, che sarebbero sotto una cappa di ghiaccio. Allora c'è qualche caso simile in Antartide, c'è in particolare il lago Vostok, che è un lago sotterraneo, che in questo caso è sotterraneo però nel senso che sta sotto ghiaccio, non sottoterreno, e si suppone che sia così da almeno 100.000 anni, quindi è un ambiente molto isolato. E allora studiando questi ambienti possiamo imparare molte cose, quindi capire come ci si può muovere poi quando andiamo lì, che dato che, come abbiamo detto, finché si va solo con sonde automatiche bisogna fare tutto prima, perché poi una volta che sono lì non è che si può cambiare molto. Si possono fare ovviamente test delle tecnologie, e poi si può fare, e questo si sta facendo, e poi ce ne parlerà Julio Valdivia, in particolare ci parlerà di come stanno appunto cercando di far crescere una super patata che possa eventualmente essere piantata anche su Marte, come se avete visto il film The Martian, no? E lui lo fa con le patate, però non, poi gli chiederemo anche, ma non credo che con una patata normale avrebbe successo il sistema. Infatti hanno già scelto una patata molto particolare e poi la stanno ulteriormente modificando per adattarla a un clima super arido, che è quello, il deserto dove vanno loro, lo chiamano La Jolla, in realtà è un pezzo del deserto di Atacama, però siccome Atacama è il nome cileno, lì hanno, Perù e Cile sono da sempre un po' così, adesso forse un po' meno, ma perché hanno avuto anche delle guerre in passato e c'è un'ostilità ancora abbastanza forte. Mi ricordo un articolo una volta che avevo letto mentre ero lì sul Commercio, che è un importante giornale peruviano, che diceva: bisogna stare attenti perché la potenza del sud si sta riarmando. Ne parlava, sembrava quasi che parlasse di Mordor, no? Cioè, adesso va un po' meglio, ma c'è comunque una rivalità ancora molto forte, e quindi la chiamano La Jolla, però di fatto è una propaggine di Atacama, che è il luogo più arido del mondo. Non piove veramente mai, almeno da 2000 anni, e lo sappiamo perché ci sono anche le famose strisce di Nazca, no? Le figure disegnate nella terra, che sono scavate nel terreno e sono solchi profondi pochi centimetri, 20 centimetri, credo. Quindi basterebbe che piovesse una volta e sparisce tutto, ma da quando le hanno fatte non è ancora piovuto, e quindi è particolarmente adatto. Poi si può ovviamente fare
addestramento per, a tutti i livelli, sia per chi deve proprio preparare le missioni, sia anche per insegnanti, educatori, eccetera. E qui poi c'è l'aspetto anche di, diciamo, divulgativo, per, è un modo anche di coinvolgere evidentemente il pubblico. Qui ci sono i principali analoghi che vedete, ci sono appunto Atacama, alcune zone del Canada, poi per quanto riguarda le calotte polari di Marte, la Groenlandia e anche l'Antartide per certi versi, e ovviamente ci sono anche alcune zone in Sudafrica, in Australia. E poi c'è il Wet Mars, cioè nella zona il Rio Tinto, che è un fiume della Spagna, che ha delle caratteristiche molto particolari che possono essere simili a quelle che potrebbero esserci su Marte se da qualche parte si trovasse un po' d'acqua, però in un contesto che in generale appunto è molto arido. E queste sono... quindi le cose, le principali caratteristiche geologiche che si cercano. Qui ci sono alcune immagini, sono, questo credo che sia Atacama, ma non ci potrei giurare. E questo ve l'ho già spiegato. E ci sono anche alcune altre cose, sono per esempio anche i tubi, i tunnel di lava, certe caverne, sappiamo che c'è qualcosa del genere, c'è anche su Marte c'è stata attività vulcanica, adesso sembra di no, ma comunque c'è il più grande vulcano di tutto il sistema solare, che è il Monte Olimpo, che è alto 20 km, e questi sono alcune zone dove si trovano sulla Terra, ovviamente si trovano anche fossili, eccetera. Purtroppo questa è la parte che Norbert riuscirebbe a fare certamente meglio di me se fosse qui presente, però comunque poi c'è anche Valdivia, ci racconterà un po' più direttamente la cosa. Sicuramente qui hanno fatto, nella valle del Rio Tinto, hanno davvero fatto anche degli esperimenti proprio con i robottini, a cui anche Rosalba ha partecipato, e lì era venuta anche fuori una cosa abbastanza interessante, anche se un po' preoccupante, cioè hanno provato a fare delle analisi attraverso i robottini e poi analizzare lo stesso sito direttamente, gli umani direttamente, senza la mediazione robotica, e hanno visto che non sempre i risultati sono uguali. Quindi insomma, l'affidabilità dell'esplorazione robotica non è completa. E l'altra cosa sono appunto questi mondi dove si suppone che ci sia l'oceano sotto l'acqua, che sono soprattutto appunto le lune di Titano, Europa e Encelado. Europa è una luna di Giove, che si pensa sia, perché si pensa che c'è un oceano? Perché ci sono tutte queste fratture che sono molto simili a quelli della banchisa polare, no? Che è una crosta ghiacciata molto spessa, ma a causa del movimento dell'oceano al di sotto si può rompere. Nel caso di questi di Europa si pensa che sia, possa essere profonda anche 10 chilometri, cioè spessa anche 10 chilometri, però la gravità di Giove è così forte che crea delle maree che sono, cioè capite che, cioè, pensate, le maree sulla Terra sono causate dalla Luna, quelle lì su Europa sono causate da Giove, che ha una massa centinaia di volte più grande della Luna, se non migliaia, e quindi chiaramente sono maree molto più grandi, capaci di spaccare anche una crosta così spessa. Per questo si pensa appunto che ci sia un oceano, e questo può anche fornire l'energia necessaria, il calore, per tenere l'acqua liquida e anche per la vita. Quindi è chiaro che si cerca, si sono anche visti a volte dei getti, cioè dell'acqua che salta fuori, tipo geyser, qualcosa del genere. E quindi si ritiene che davvero l'oceano ci sia, il problema è come arrivarci, questa è una questione molto più complicata,
Non sappiamo neanche se sarebbe poi davvero un ambiente adatto alla vita, ma anche se lo fosse, fare un buco di quelle dimensioni, per giunta non stando come sarebbe su Marte, comunque su un terreno solido, ma su una crosta ghiacciata in continuo movimento, dove si aprono continuamente fratture, di chilometri, sarebbe molto complicato. Infatti, per esempio, al congresso di astronautica a cui sono andato proprio un mese fa, qualcuno stava cominciando a pensare che la soluzione più intelligente potrebbe essere di creare una sonda che non faccia un buco, ma si scaldi, per cui fonde progressivamente il ghiaccio e fino ad arrivare dentro l'oceano. Solo che dovrebbe fare tutto in automatico, ma veramente tutto, perché una volta che è sotto 10 km di ghiaccio, ovviamente pensare di guidarla dalla Terra è impossibile, quindi ci vorrà ancora molto tempo. In ogni caso, certamente questo può essere interessante, e appunto su questo sono un esempio di Lago Vostok, che vi dicevo, nel Polo Sud, che è un analogo abbastanza fedele, anche se non proprio identico, di questa zona. E quindi, ecco qua, c'è Giulio che è pronto, quindi tra poco ci colleghiamo con lui. In effetti, qui c'erano alcune immagini, questa è una cosa tratta dal sequel di 2001, Odissea nello spazio, queste sono alcune missioni in programma che per adesso sarebbero solo esplorative, naturalmente, potrebbero portare indietro qualche campione, ma solo dalla superficie. Comunque sarebbe già molto interessante. Questi sono appunto alcuni getti d'acqua, che c'è, cioè, di vaporacqueo, acqua che uscendo ovviamente si è trasformata in vapore, e quindi queste sono delle evidenze abbastanza forti, e questo vuole anche dire che anche sulla superficie magari si potrebbe trovare qualcosa, se ci fossero dei microbi in grande quantità. Quest'acqua che ogni tanto esce potrebbe anche portarli sulla superficie. Naturalmente dovremmo avere anche un po' di fortuna per riuscirci. Comunque, questo è l'idea fondamentale. Questo qui in alto che vedete è un disegno molto famoso, fatto credo da Cela Flores, che è un altro astrobiologo mio amico, che è venezuelano ma che lavora a Trieste da un sacco di anni. Ma il problema, appunto, è prima di arrivarci in questo oceano. In ogni caso, gli oceani potrebbero davvero ospitare la vita, perché anche sull'origine della vita sulla Terra, una delle ipotesi più accreditate è proprio che sia nata vicino a delle sorgenti calde sul fondo degli oceani. Non è detto che sia così, ma è una delle teorie più accreditate. Ci sono alcune altre immagini di luoghi di questo tipo, e poi naturalmente ci sono anche le simulazioni in laboratorio, ma queste sono, scusate, vediamo un attimo a che punto siamo, perché credo che potremmo, perché poi c'è l'ultima parte, che però non, adesso è invece su varie attività che hanno fatto con insegnanti, che sono anche belle, ma che insomma non sono la nostra priorità. Quindi, in conclusione, questo è certamente un modo molto interessante, relativamente nuovo, perché non è da moltissimo tempo che si fa questo tipo di lavoro, per prepararci alle missioni future, dove si cercherà più decisamente di cercare la vita, perché finora, tutto sommato, a parte la missione Viking, le altre missioni hanno cercato solo evidenze indirette, ma non era mai stato proprio fatto una ricerca esplicita della vita, mentre appunto nelle missioni in programma nei prossimi anni questo si farà. Con questo direi che possiamo chiudere questa prima parte dell'incontro. Adesso ci colleghiamo con Julio Valdivia a Lima.
Hola. C'è qualcosa? Mi serve probabilmente un aiuto tecnico. Giulio? Se ne, adesso vediamo, se non risponde lo chiamo di nuovo con WhatsApp. Scusate, ma chiaramente vediamo un attimo solo se dice qualcosa, se fa qualcosa. Intanto io vado a cercare. Allora, mentre aspettiamo che arrivi davanti al computer, mi ha detto 2 minuti. Intanto vi dico un attimo così come chi è lui e come ci siamo incontrati. Allora, Julio Valdivia è il leader della società di astrobiologia del Perù e lui ha lavorato di formazione un medico e poi si è dedicato a ha cominciato a lavorare alla NASA anche sulla medicina spaziale, poi ha conosciuto proprio Rosalba, anche io l'ho conosciuto in altri modi. Estamos? Julio? Hola. Si può alzare come per alzare il volume? Julio, estás? No, non lo escucho, non sento. Bisogna alzare? Mamma mia, c'è che riconnessione in corso. Però il volume non mi sembrava molto alto, si può. Forse era un po' lontano dal alziamo, però sono scadente, proprio così. Giulio? Ah, ciao. Eccolo. Alla Giulio, ciao. Bien. Chiaramente lui parlerà in spagnolo, io ve lo traduco anche se lo spagnolo si capisce. Ya estás listo con las diapositivas? Sì, per Sì. supuesto, sto partendo in questo momento. Perfetto.
Ya estamos. Bien, solo un momentito. Si, Julio, si tú quieres, puedes presentarte tú mismo. Solo yo voy a explicarle a nuestro público cómo nos hemos conocido. Después tú te presentas. Bene, dicevo, allora noi ci siamo conosciuti, lui a un certo punto ha deciso di lasciare la NASA e di tornare poi in Perù per aiutare lo sviluppo del suo paese che, insomma, Perù dal punto di vista scientifico è stata una bella scommessa perché chi conosce la situazione, il Perù è un paese che è cresciuto molto negli ultimi anni dal punto di vista economico, però la ricerca è proprio il tallone d'Achille, quindi è stata una scommessa anche molto coraggiosa. E noi ci siamo conosciuti nel 2017, quando io sono stato lì con questo progetto di Oxford sulla vita nell'universo. Allora ci siamo incontrati con i vari gruppi locali che lavoravano su questo, e che non sono poi molti, e con lui ci siamo trovati subito anche a livello personale molto bene. Lui mi ha anche fatto intervenire questa che vedete, la UTEC, l'università dove è basato il suo gruppo di ricercatori, sono anche tutti molto giovani. E così è nata una bella amicizia, siamo in contatto, ci siamo rivisti anche l'anno scorso, anche se ormai il progetto era finito, ma abbiamo ugualmente fatto alcune cose e adesso appunto gli diamo la parola a lui e vediamo che ci dice. Julio, bueno. Puedes empezar. Tú hablas, yo obviamente voy a hacer la traducción consecutiva, por tanto tú dices dos o tres frases y te paras y yo voy a traducir y así. ¿Está bien? Sí, bueno, Paola, muchas gracias por la invitación. Soy muy feliz de poder estar con ustedes el día de hoy. Bueno, hoy día voy a comentarles un poco. Bueno, yo soy Julio Valdivia, soy actualmente director del área de bioingeniería en la Universidad de Ingeniería y Tecnología en TEC. Saluta tutti, ringrazia, e c'è lui appunto il direttore dell'area di ingegneria di questa università di tecnologica che è la UTEC. Bueno, voy a comentarles algunos los temas. Vamos a comenzar con una presentación. Sì. Un momento nada más, está un poco congelada la imagen. Ok. Muy bien, sí. Voy a comentarles el día de hoy un poco acerca de este proyecto que se hizo muy famoso, pero que en realidad tiene muchísimo de ciencia. Muchos lo tomaron como ciencia ficción, lo pasado en una película, pero es un proyecto muy interesante que les va a contar sobre estos análogos a Marte en Perú. Bene, allora ci parlerà innanzitutto di questo progetto appunto della patata marziana che ci sembra, molti lo ritengono una cosa di fantascienza, anche perché c'è stato appunto questo film in cui si vede questa cosa in un modo poco realistico, però in realtà è un progetto che è profondamente scientifico e che adesso lui ci va a spiegare e che si fa proprio in Perù, quindi è una cosa proprio loro, è una delle poche cose veramente d'avanguardia in Perù. Vai. Del Centro Internacional de la Papa, que tiene varias sedes en el mundo. Una de las sedes está en el África, otra está aquí en Perú. Y es una iniciativa que surge justamente en este centro, junto con gente de Emiratos Árabes Unidos. Sì, allora questo è un progetto che è nato nell'ambito del Centro Internazionale della Patata, che non sapevo neanche che esistesse, ma esiste e ha diverse sedi, tra cui in particolare in Africa e in Perù. In Perù ci sono oltre 4.000 varietà di patate, tanto per chi non lo sapesse, e sono anche molto buone. E quindi loro hanno cominciato nell'ambito di questo progetto, hanno iniziato questo lavoro lì a Lima. Cuando nosotros queremos pensar en una futura colonización en cualquier parte, digamos, o en una zona extrema, en cualquier lugar, necesitamos estos requerimientos críticos, ¿no? Que pueden ver ustedes en estas, el agua, plantas, obviamente, energía y obviamente uno de los recursos más abundantes que hay en un lugar es el suelo.
Bueno, allora, se noi pensiamo a una colonizzazione o anche, anche solo temporanea, comunque che, di una durata di non solo di qualche giorno, appunto, una cosa, ci sono alcuni, alcuni requisiti fondamentali che sono quelli che vedete qui: acqua, piante, energia e poi il suolo, ma questo il suolo su Marte c'è anche in abbondanza, quindi il problema è il resto. Il recurso più abbondante in un pianeta ovviamente è il suolo, sin embargo potremmo tener otras opciones sin usar el suelo, pero eso ocasionaría un mayor incremento de energía, ¿no? De necesidades energéticas. Para producir una agricultura productiva, lo que se trata de utilizar es los recursos de ese planeta. Il, chiaramente il, su un pianeta, in particolare come Marte, il, la risorsa più abbondante è il suolo. Si può anche cercare di usare delle alternative, però questo richiederebbe un impiego di energia molto maggiore. Quindi se noi vogliamo, dato che le missioni spaziali tutto costa moltissimo, se vogliamo riuscire ad avere un'efficienza, una buona efficienza, dobbiamo trovare il modo di sfruttare il più possibile le risorse locali e in particolare quelle abbondanti come il suolo. Quindi dobbiamo riuscire a usare il suolo marziano per farci qualcosa. Flechas dicen cuáles son las necesidades que nosotros tendríamos que evaluar primero, ¿no? Una es el suelo y otra es cuál sería el mejor vegetal o la mejor planta para poder llegar a hacer una colonia en otro lugar. Allora, quindi la prima cosa che dobbiamo valutare sono le due risorse con segnate da queste due frecce verticali, cioè appunto il suolo da un lato e dall'altro le piante, che sono la prima fonte di cibo evidentemente, quindi dobbiamo vedere quali sono le più adatte rispetto all'ambiente. Entonces, como vamos a evaluar un poco el suelo, teníamos que buscar un suelo que sea muy parecido a Marte. Ahora, existen una serie de suelos parecidos a Marte, como vamos a ver a continuación. Sin embargo, es importante evaluar la parte de la composición de ese suelo. Y eso es importante porque normalmente hasta este momento los experimentos que se han realizado con vegetales han sido suelos sintéticos, pero los suelos sintéticos tienen el problema de no haber estado miles de años en interacción, lo que lleva a que estos suelos tengan una, digamos, una falsa perspectiva digamos, de poder ser utilizados como un suelo natural. Un suelo natural necesita mucho tiempo para que pueda, digamos, formar. Y ese es uno de los problemas de usar suelos sintéticos o usar suelos naturales. Yeah. La idea era buscar un suelo natural extremo. Ok, allora naturalmente se vogliamo fare degli esperimenti dobbiamo farli qui sulla Terra, dobbiamo trovare un suolo che abbia delle caratteristiche simili a quelle di Marte. E fin qui si era usato in genere dei terreni costruiti artificialmente, creati artificialmente, però questo dava alla fine una prospettiva falsata, perché il terreno naturale è comunque diverso, perché sta lì per millenni, anche milioni di anni, interagendo con l'ambiente, quindi comunque ha caratteristiche che in un terreno creato artificialmente non si trovano. Quindi il problema era di trovare un terreno simile a quello di Marte, però naturale. Suelos parecidos a Marte, y la segunda es ver la adaptación de un vegetal o una planta a estos suelos. Entonces, había que buscar cuál era la mejor planta que podía adaptarse a una condición extrema. Y,
ovviamente evaluare in questa maniera sui limiti del crescimento. Allora, ovviamente, quindi il primo problema era appunto trovare un terreno naturale simile a quello di Marte, il secondo era trovare il tipo di vegetale terrestre che potesse adattarsi meglio a questo terreno e alle condizioni, che sono condizioni molto estreme, perché appunto Marte non è esattamente un luogo molto dove è molto facile fare agricoltura, e vedere quali sono i limiti di adattabilità di questa pianta. Entonces, de esta manera uno puede mejorar ovviamente el consumo de energía. No es lo mismo querer crecer una planta con las condiciones de la Tierra a crecer una planta con condiciones similares al planeta o cercanas, obviamente dentro de algún tipo de protección o un sistema de soporte, pero que se utilice energía ya no para llegar, por ejemplo, a 20 grados centígrados como es en la Tierra, sino llegar a 5 grados o 0 grados centígrados. La energía es mucho más, digamos que se necesita mucho menos energía. Entonces, ese es el objetivo de conocer cuáles son los límites de crecimiento de estos vegetales. Allora, chiaramente l'obiettivo per avere un'agricoltura che possa essere realmente utile, non solo simbolica, che ci possano vivere gli astronauti, è di ridurre il più possibile il consumo di energia. Allora, da questo punto di vista è chiaro che, per esempio, se noi abbiamo bisogno di scaldare il luogo dove coltiviamo la nostra pianta fino a 15-20 gradi, è una cosa; se invece possiamo farlo vicino anche allo zero, Marte è molto freddo evidentemente, ci serve molta meno energia. Per questo dobbiamo capire quali sono i limiti appunto della crescita della pianta, vedere fino a che limite possiamo spingerci in modo da risparmiare il più possibile energia. Conoscendo i limiti possiamo migliorare questi limiti, è per questo che la seconda etapa è generare nuove tecnologie per migliorare il suolo, per esempio nanotecnologia, o mejorar nuevas posibilidades para adaptar mejor a la planta. Entonces, ahí usamos tecnologías como la biotecnología, por ejemplo, o la bioingeniería en la modificación de plantas que podrían generar y estar en estos ambientes. Entonces, es la siguiente línea, digamos, de acción, para que finalmente podamos tener una misión, si todo sale bien, robótica primero, que pueda llevar estas plantas mejoradas o lo necesario para mejorar el suelo. Allora, per questo, poi dopo aver anche capito i limiti, si può cercare di migliorarli, e questo si può fare in due modi. Uno è cercando di intervenire sul terreno, per esempio con delle nanotecnologie che possano portare, essendo poco invasive, ma quello che serve per rendere più facile la crescita, e l'altro è intervenire ovviamente sulla pianta attraverso bioingegneria, cose simili. E il primo obiettivo sarebbe comunque non quello di mandare già poi la missione umana, ma cominciare a mandare una missione robotica che faccia una prima prova di coltivazione di queste piante poi su Marte. Ma prima dobbiamo riuscire a farlo qui, ovviamente, bisogna che funzioni sulla Terra, e dopo il passo seguente sarà di fare la missione robotica e poi eventualmente quella umana. Ora, la pregunta è perché Marte? No? Perché Marte? Perché è tan importante Marte per noi? Lo más importante son estas dos cosas, la evidencia de agua. Allora, perché Marte? Perché Marte è così importante per noi? E allora, in primo luogo, l'evidenza dell'acqua nel passato, ma anche, come ho detto, nel presente. Justamente ora si sa che già incluso esiste acqua liquida grazie alla presenza dei perfluorati. ¿Qué quiere decir esto, no? Cuando ustedes agarran el agua, un vaso de agua, y lo meten a una refrigeradora o un fridge, ustedes van a tener el agua congelada a 0 grados centígrados. Sin embargo, si esta agua es salada, ustedes van a necesitar menos 5 grados centígrados, por ejemplo. Pero si tuvieran una agua llena de perfluoratos, ustedes pueden ver que incluso a menos 10, menos 15 grados centígrados todavía permanece líquida. Y es por eso que ahora se sabe que en Marte hay ciertas temporadas donde el agua está líquida.
Allora, l'acqua liquida dipende dalla presenza del perclorato, perché l'acqua normale, se la mettete in frigorifero, ghiaccia a 0 gradi, come sappiamo, però se ci mettete dentro del sale bisogna scendere a meno 5 gradi. E se ci mettete dentro del perclorato, ancora di più, si può arrivare perfino a meno 15, avendo ancora l'acqua liquida. Quindi questo, dato che appunto Marte è molto più freddo della Terra, perché questo di nuovo è colpa dell'atmosfera, che il calore sulla Terra è l'atmosfera che fa un effetto serra naturale che ci permette di trattenere il calore del Sole. Marte di atmosfera non ne ha quasi niente, quindi è molto più freddo. Allora, è proprio la presenza di questo perclorato nell'acqua, che quindi è molto salata, che permette che sia, almeno in certi momenti e in certi luoghi, liquida. Tutte queste lezioni che abbiamo apprendito a Marte hanno sido grazie giustamente a los suelos similares a Marte. In questa diapositiva les muestro a ustedes cómo existen diferentes tipos de suelos en la Tierra que se parecen a Marte. La última, digamos, columna es de la joya. Y ustedes pueden ver que cada tipo de suelo es usado para diferentes experimentos, para diferentes, deseos de poder conocer características en Marte. No todos los suelos son para todo. Sí. Allora, noi qui vedete alcune, tutte queste cose noi le abbiamo imparate grazie a quello che abbiamo appreso studiando i terreni simili a Marte sulla Terra. Qui in particolare vedete la terza immagine, è quella del deserto della Joya, dove lavora appunto il gruppo di Julio Valdivia, e questo sono, adesso io non oso toccare il riquadro, non vorrei che saltasse tutto, però la colonna qui a destra sono i dati che si riferiscono appunto alla Joya, e grazie a questo hanno imparato molte cose su come potrebbe essere la coltivazione su Marte. Prego. Así es. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, en el desierto de la Joya, es importante las propiedades orgánicas, es decir, la presencia de materia orgánica es la más baja del mundo, probablemente estamos hablando de 10 partes por millón a menos de materia orgánica en estos suelos, con alta actividad química. Pueden ustedes ver en la primera parte de propiedades químicas y en la parte final de propiedades orgánicas, es decir, de carbono, pues son excelentes, la joya es un excelente análogo para evaluar. Allora, la cosa più importante di questi dati è la bassissima presenza di materiale organico, che probabilmente è la più bassa del mondo. Addirittura all'inizio credo si pensasse che non ci fosse proprio nulla, poi qualche forma di vita l'hanno scoperta. Comunque dice Julio che la percentuale di componenti organici nel terreno del deserto della Joya è di 10 parti per milione o addirittura anche meno. Questo è ottimo, perché veramente ci permette di avere un'analogia con quello che ci si aspetta di trovare su Marte, che è veramente molto buona. Entonces, bueno, el desierto de la Joya en realidad es parte de la franja sudamericana que está pintada en negro, como pueden ver en la figura izquierda. Es una franja desértica que va incluso desde Copiapó en Chile hasta el sur, incluso de Lima. Es una franja desértica hiperárida, se llama hiperárida, porque hay muchísima pérdida de agua en ese lugar. Y en ese lugar está también ubicada pues, la área que le llaman Atacama, en Chile, que ha sido muy famosa también por ser similar a Marte. Pero en el Perú hay una zona importante que se llama Pampas de la Joya, ¿no? Entonces las imágenes de la derecha son Pampas de la Joya y el área de Yungay, que es muy evaluada en Chile. Los triangulitos que ustedes ven son las zonas de negro, son las zonas hiperáridas. Allora, il deserto della Joya in realtà, dice Julio, fa parte di una fascia iperarida che è molto lunga, corre un po' lungo tutta la costa
del Pacifico, del Sud America, almeno arriva anche a inglobare Lima. In effetti Lima è molto umido il clima, ma è arido ugualmente, cioè umidissima, a volte vi trovate vestiti bagnati nell'armadio, però non piove praticamente mai. Dentro a questa fascia arida ci sono delle zone iperaride, alcune che sono segnate con i triangoli neri, cioè le zone nere, in particolare questi triangoli che sono zone ancora più aride, e vedete che ce ne sono alcune nel deserto di Atacama, in particolare in basso nell'area di Yungay in Cile, e invece nella figura in alto è proprio appunto la Pampas de la Joya, che è il luogo dove lavora il gruppo di Julio Valdivia. Que pues necesitaríamos todo un sistema energético, todo un sistema que pueda darnos el soporte vital, y eso es muchísima energía y muchísimo costo. Allora, qui vediamo una ricostruzione di quello che ci servirebbe per una missione spaziale umana, e naturalmente ci serve cibo, ma poi ci serve anche tutto quello che è supporto vitale, che già questo consuma moltissima energia. Attualmente lo che esiste è comida deshidratata nelle colonie, è quello che attualmente si usa. Sin embargo, es mucho mejor si esto hubiera un invernadero, que es lo que también se está buscando actualmente, pero lo más sostenible, autosostenible en el tiempo, obviamente, es la agricultura. Allora, finora si sono usati fondamentalmente cibi disidratati, che sono facili da conservare e da trasportare, poi al momento buono si deve aggiungere un po' d'acqua. Naturalmente sarebbe molto meglio creare una serra, come si vede nell'immagine a sinistra, però è chiaro che la cosa più sostenibile, soprattutto sui tempi lunghi, è l'agricoltura. Per tal motivo l'agricoltura è interessante e importante. Entonces, dentro di questo progetto si buscò qual sarebbe il miglior vegetale, no? Entonces, la pregunta è perché la PAC? Allora, sì, tenemos en el Perú una gran variedad, ¿no? Tenemos 4.500 variedades aproximadamente. Además, tenemos que recordar que la papa, después de que Cristóbal Colón la llevó de América hacia Europa, ayudó a sobrevivir incluso a personas durante la Segunda Guerra Mundial durante un año comiendo solamente papa. Allora, allora, perché le patate? Allora, innanzitutto perché in Perù, sappiamo, c'è appunto un'enorme varietà, più di 4.500 varietà di patate, che oltre ad essere buone ce ne sono anche alcune che sono appunto, tra tutte così tante, ce ne sono alcune che sono adatte già in partenza, particolarmente adatte a questi climi. E poi perché anche la storia ci ha insegnato che quando poi Colombo ha portato le patate in Europa, perché sono originarie dell'America, prima non c'erano, si è visto che questo ha aiutato molto a sopravvivere. Ci sono persone che sono sopravvissute anche per un anno intero mangiando solo patate, magari non è proprio il massimo, però si può sopravvivere comunque. Quindi indubbiamente la patata è particolarmente adatta per un'impresa di questo tipo. El vegetal más adecuado, pensamos en la papa por ello. La papa ha conquistado básicamente todos los ecosistemas del mundo, montañas, las costas, la selva, zonas tropicales, etc. Y bueno, como pueden ver, en la primera etapa era buscar entre todas estas variedades cuáles serían las super papas. Allora, quindi questo è il motivo. Inoltre le patate hanno praticamente conquistato qualsiasi tipo di ecosistema sulla terra, montagne, coste, deserti, qualunque cosa. Allora la prima cosa era cercare, qui vedete l'immagine, è proprio un classico supermercato peruviano, cioè quando sono lì vado spesso a fare la spesa, è bellissimo perché sembra di essere, ci sono tutte anche le cose tropicali, sembra di essere a volte nella foresta, e ci sono anche un sacco di patate. E allora bisognava, la prima cosa da fare era cercare la super patata, cioè quella che tra tutte era la più adatta a questo tipo di lavoro. Sì,
Entonces, la fase 1A era justamente el tema de buscar a la mamá, pero el tema 1B, la fase 1B era necesitamos entonces el suelo marciano para ver si esta puede crecer en él. Y justamente utilizamos el desierto de La Joya, agarramos 800 kilos de este suelo y lo trajimos a la ciudad de Lima, donde está el Centro Internacional de la Papa, donde están todas estas variedades en forma de plántulas congeladas, para evaluar cuál sería la mejor. Allora, quindi la fase 1A era appunto l'individuazione della super patata, la varietà migliore. La fase 1B era procurarsi un analogo del terreno marziano, e appunto questo l'hanno trovato nel Pampas della Joya, e da cui hanno portato via 800 kg di terreno, l'hanno portato a Lima, appunto all'Autec, dove fanno l'esperimento. Probando estas pampas, digamos, se eligieron 64 variedades que eran las que crecían en zonas un poco complejas, extremas, ¿no? En desierto, en zonas muy altas, en los Andes. Se eligieron 64 variedades y se comenzaron a probar en el suelo que habíamos traído de La Joya. Allora, questa cosa è iniziata nel 2016, quindi veramente da poco. Si sono scelte 64 varietà di patate per cominciare, tra quelle che crescevano ovviamente negli ambienti più estremi. Qui vedete le immagini, questo nella UTEC, vedete che c'è il simbolo del patate su Marte, NASA Ames. E quindi è una cosa seria, detto così fa ridere, ma invece è una cosa bellissima, e stanno funzionando bene, a quanto pare. Vai giù. Entonces hicimos los experimentos y bueno, aquí están las variedades que nosotros utilizamos. Todas estas variedades están publicadas y las pueden observar en el artículo publicado en International Journal of Biology, que ya está, la pueden ustedes ver. Todas estas variedades eran clonas importantes, que tenían de alguna forma han estado en zonas muy altas, en zonas muy, muy extremas dentro de Perú y en otras partes del mundo también donde se han distribuido. Allora, qui vedete, questi sono i dati di come va la sperimentazione, che sono stati pubblicati in un articolo che è uscito sul International Journal of Astrobiology, che è una delle riviste più importanti del mondo in questo campo. Sono tutti i vari tipi di patate utilizzate, che sono per la maggior parte peruviane, ma anche qualcuno di altre parti del mondo. Logramos encontrar que muchísimas de las variedades extremas habían crecido en este suelo muy complicado. Obviamente tuvimos una serie de experimentos para mejorar un poco el tema de la raíz, cómo llevar a que esa planta crezca. Sin embargo, lo más triste que se encontró en ese momento es que, si bien es cierto, las plantas crecían en este suelo, lo que faltaba era no producían el tubérculo, es decir, no producían la papa. Allora, all'inizio, qui vedete in ottobre-novembre 2016, quando si è iniziata la sperimentazione, e si è lavorato soprattutto all'inizio sulle radici per migliorare le prestazioni, però la cosa più il problema principale è stato che le piante crescevano, ma non producevano le patate, e quindi è chiaro che questo non era esattamente quello che si stava cercando. Sí, la figura de la izquierda es un suelo normal, la figura de la derecha es un suelo marciano. Pueden ver el estrés que ha tenido la planta para poder crecer en un suelo como este. Allora, a sinistra vedete patate que crescono su un terreno normale, e a destra invece quelle che crescono in questo suolo simil marziano, e si vede chiaramente la differenza, proprio lo stress fortissimo che hanno subito per riuscire a crescere, quindi sono molto meno rigogliose. Sin embargo, lo más importante de todos los experimentos fue que cuatro de los fenotipos de las papas cultivadas sí lograron formar tubérculos,
De todas las 64, solamente en 4 borraron los tubérculos. Justamente abajo se observan los índices de bueno, en este caso es una medida de estrés de la planta, el tema de la producción de clorofila, etcétera. Son los 4 variedades que crecieron. Che attualmente pues, le consideriamo la superbaba. Sì. Allora, quindi in sostanza di queste 64, solo 4 sono riuscite a formare il tubero e queste sono quelle che adesso considerano appunto le super patate. Qui le vedete dove sono con tutti i cartellini che riportano i vari dati relativi alla crescita. E con queste adesso stanno continuando l'esperimento solo con queste 4 varietà. Eran pequeñas, más o menos entre 10, 12 gramos, pero eran, digamos, comparadas a la misma papa crecida en suelo normal versus la papa crecida en estos suelos, obviamente el tamaño era menor. Y actualmente se están haciendo estudios de estas papas para ver su valor también nutricional. Allora, dopo un anno hanno cominciato ad avere delle patate di circa 10-12 grammi, che sono ovviamente molto più piccole di quelle che crescono in un terreno normale, però comincia a essere qualche cosa di reale. E allora hanno cominciato a concentrarsi poi sull'aspetto di come nutrire meglio la pianta. Pueden observar un poco la comparación de la cantidad de gramos de la planta en sí, de la forma del tubérculo. Algunas llegaron a 10 gramos, algunas un poco menos, hasta 5 gramos, papas muy pequeñas, pero lo interesante era que habían sobrevivido a un suelo muy, muy salino. Estamos hablando de un suelo de 40% de sal. Eso no había sido publicado antes, es probablemente un hito importante para los vegetales que puedan sobrevivir a esta dieta, que es similar a la que está en Marte. Allora, qui è un grafico dove vediamo appunto queste le 4 super patate, che è vero che appunto sono per adesso ancora piccole, ma la cosa veramente importante è che sono riuscite a sopravvivere e a produrre una patata, per quanto piccola, in un terreno estremamente salato, che arriva addirittura al 40% la percentuale di sale nel terreno, e quindi questo è molto incoraggiante per la possibilità che possa davvero poi funzionare anche su Marte. Lo più importante di tutto è che questi risultati hanno aiutato attualmente la varietà quarta, la quarta varietà che diciamo è la meno superpapa. Estamos hablando de la CIP304350, que está ahí, la pueden ver, digamos la número 4, contando desde la más fuerte. Ella está actualmente siendo cultivada en el sur de China y es la única que puede crecer en esa zona. Además, la papa más importante, la que sí es la primera, está creciendo en Bangladesh actualmente. Ellos nos pidieron esta papa y actualmente está creciendo muy bien. Obviamente crece mucho más grande porque los suelos no llegan a este porcentaje de sal, ¿no? De 40. Allora, questo anche sta dando anche dei benefici immediati sull'agricoltura terrestre. Per esempio la quarta super patata, diciamo la più scarsa delle 4, si sta coltivando attualmente in Cina, in una zona dove è l'unica che riesce a crescere, e mentre la prima, la super patata, gliel'hanno chiesta dal Bangladesh, adesso la stanno coltivando anche lì, di nuovo in zone dove non riesce a crescere nient'altro. Altro, e comunque crescono molto più grandi perché per quanto siano terreni veramente difficili, però non arrivano ad essere così estremi come quello della Hoya, quindi le patate vengono belle grosse, quindi si riesce a coltivarle e dar da mangiare a gente in zone dove prima non si poteva coltivare nulla. Sì, per noi è molto importante, giustamente è un esempio importante che la investigazione che si realizza
para el espacio es ayuda directamente también a nosotros acá en la Tierra. Sì, dice questo appunto è molto importante, il fatto che la ricerca spaziale ci aiuti anche qui sulla Terra, ma questo è sempre successo in realtà, anche se molti pensano il contrario, anzi la ricerca spaziale è quella che in media ha la ricaduta più grande in termini di innovazione tecnologica e di progresso sulla Terra. Calcola che in genere ci sia un ritorno di $10 di guadagno per ogni dollaro investito. Quindi chi dice che è inutile si sbaglia, non sa di cosa parla veramente. Bueno, entonces la fase 1A era buscar al vegetal más importante, la fase 1B era utilizar un suelo similar a Marte, y la fase 1C es obviamente generar un reactor fuera sin unas condiciones extremas cercanas a Marte, pues obviamente muy complicado igualar, por ejemplo, el tema de la gravedad, no se puede igualar, pero sí otras condiciones marcianas dentro de un bioreactor. Y este bioreactor es el que le llamamos un simulador marciano, que fue diseñado enteramente por estudiantes y profesores de la Universidad de Estudios Tech. Allora, la fase 1C, fase successiva, cioè la terza fase del progetto, era quella di costruire un bioreattore, cioè un simulatore marziano, dove si cercava di riprodurre altre condizioni oltre al terreno, perché non è solo quello, chiaramente ce ne sono alcune che sono impossibili da riprodurre, come la gravità, che su Marte è minore, però altre invece si possono, e quindi hanno costruito questo simulatore marziano, che è stato costruito, progettato e costruito interamente da studenti di questa università UTEC, che io ho avuto il piacere di incontrare appunto nel 2017, quando siamo durante questo progetto, siamo andati lì con Claudio Maccone, che era il mio amico che deve direttore tecnico dell'Accademia di Astronautica, cioè per una settimana siamo andati in giro a incontrare gli scienziati peruviani, è stato un incontro bellissimo, lui ha raccontato le cose che sta facendo col SETI, loro ci hanno raccontato appunto questa storia della super patata che ci ha veramente folgorati, e infatti siamo qui a parlarne. Quello che stava nella fotografia di come si costruiò, básicamente contarles que un sistema como este en los Estados Unidos vale $500,000, sin embargo nosotros con $5,000 pudimos armar todo este sistema que ustedes están viendo, les estoy pasando las fotografías de este reactor. Allora, questa cosa qui che state vedendo, le varie fasi della costruzione, c'è una cosa che se lo comprate negli Stati Uniti, già fatto, c'è, potete comprare, ma costa $500,000. Loro sono riusciti a costruirlo spendendo $5,000. Ora è vero che la vita in Perù costa meno, ma insomma, cioè, non è certamente, non costa 100 volte meno, quindi è stata veramente un'impresa notevole. Come puoi vedere, questo è il prodotto finale, è un prodotto, un bioreactor che tiene assolutamente completamente digitalizzato, programmato, può generare un'atmosfera importante dentro, più simile a Marte, può avere una pressione molto bassa, che arrivano a 80 millibares, la entrata dell'acqua, la radiazione ultravioletta, abbiamo basicamente il dia e notte marziano, che sarebbe il sol. Tenemos varias condiciones que podrían ser reproducidas. Allora, questo è il simulatore completato, che funziona tutto completamente automatico, completamente digitale, e riproduce moltissime condizioni marziane, l'atmosfera, la radiazione ultravioletta, anche l'afflusso di acqua per quanto minimo, la pressione, e anche addirittura il giorno marziano, cioè che dura circa il doppio. Il giorno marziano si chiama Sol, per chi ha visto il film, avete visto che compariva continuamente questa cosa, Sol 102, Sol 300, era il giorno marziano, che dura circa il doppio, quindi l'alternanza della luce e del buio, chiaramente anche questo è importantissimo e deve essere riprodotto nel modo giusto, perché i tempi sono più appunto circa doppi rispetto alla Terra. Sì,
cómo el agua puede sobrevivir a una presión tan baja, ¿no? Según el punto triple del agua, el agua a presiones de Marte sublima rápidamente. Ya habían comentado que el tema del agua salada permite que pueda subsistir más tiempo. Sin embargo, en este sistema, lo que hicimos fue que el agua es irrigada por la parte del fondo del reactor. Y cuando bajamos la presión, el agua, al intentar transformarse directamente hacia un estado gaseoso, es atrapado por las raíces, de tal manera que hemos visto que este proceso de simplemente condensarse muy rápidamente en la raíz es suficiente para darle el agua necesaria a la planta. Questa è bellissima. Allora, il problema qui è quello della, di come l'acqua può rimanere, può essere assorbita dalla pianta senza trasformarsi subito in gas, perché per colpa della pressione marziana, che è molto bassa, la pressione atmosferica, appunto l'acqua appena viene verso la superficie tende a trasformarsi immediatamente in gas e evaporare. Però allora hanno visto che facendo arrivare l'acqua da sotto riesce comunque la pianta a acchiapparla a una quantità sufficiente mentre sta cercando di trasformarsi in gas, e riesce ad assorbirla quanto basta per sopravvivere. Buscamos el límite, darle las condiciones cada vez más extremas, cada vez más y más extremas, para que pueda, digamos, conocerse cuál es ese límite. Entonces, actualmente todavía estamos en esta fase de poderle dar más condiciones extremas a la planta, hasta decir, bueno, esta es la que ya la planta no puede crecer por encima de esta condición. Allora, a questo punto è iniziata la fase 2. Ora, la fase 1 hanno messo insieme tutto quello che potevano, quindi adesso, sapendo le risorse su cui potevano contare, hanno iniziato a studiare nella fase 2 i limiti della crescita, quindi cercando di portare la patata verso condizioni sempre più estreme per vedere cosa riusciva a combinare. Ver las condiciones que llegamos en los primeros experimentos publicados de la fase 2. ¿No? No hemos llegado todavía a tener una fase pues, muy cercana a Marte, porque es muy complicado. Sin embargo, hemos logrado ya vencer algunos límites que se creían para la vida con este vegetal. Allora, qui ci sono i dati, i primi dati che hanno ricavato, non sono ancora arrivati veramente a riprodurre la situazione, una situazione che sia quella di Marte, che è più estrema di quelle a cui sono arrivati finora, però sono già riusciti a superare diversi limiti che si riteneva prima che non fossero valicabili dalla vita, invece sono riusciti a far sopravvivere e crescere queste patate in condizioni che sono molto al di là di questi limiti ritenuti insuperabili, anche se appunto non siamo ancora arrivati alle condizioni marziane, che sono ancora più difficili. Sin embargo, con los experimentos hemos visto que puede estar a 10% sin ningún problema. Además, vimos obviamente en concentración de sal que solo se decía que podía sobrevivir a 4%, nosotros digamos a 40%. Además, de una presión atmosférica que es la mitad aproximadamente de una atmósfera, pero nosotros llegamos a una presión incluso para decir que estábamos a la altura casi cercana al Everest. Y la papa pudo crecer con esa presión tan baja. Allora, per esempio, si pensava che il limite fosse una concentrazione di anidride carbonica dell'1%, ma loro sono arrivati al 10%. Si pensava che il massimo di concentrazione del sale nel terreno fosse il 4%, invece le patate hanno sopportato fino al 40%. E quanto alla pressione, si pensava che il limite fosse
la metà della pressione atmosferica terrestre, ma loro sono arrivati a un limite superiore che è più o meno analogo a quello che c'è sulla cima dell'Everest, dove quasi l'atmosfera non c'è quasi più, infatti bisogna andarci con le bombole di ossigeno. Probablemente todavía lo puedan encontrar en un video, en el link que está en la parte inferior derecha. Pueden ver cómo finalmente logramos la papa, super papa, en estos experimentos. Allora, questo l'esperimento è stato tutto filmato, potete, se andate su questo link, deve esserci il filmato, penso che l'abbiano un po' accelerato, si spera. Comunque, in sostanza, quello che vedete è davvero finalmente una patata che possiamo definire sul serio una super patata, perché ha davvero superato limiti che si ritenevano invalicabili. Las tres instituciones que hemos trabajado en esto son resultados preliminares, pero súper importantes. Y bueno, en este momento estamos, como creo, todos allá y como todo investigador buscando fotos. Así que estamos en ese periodo actualmente. Questa è un'altra foto e vabbè, dice, come ovviamente come tutti i ricercatori cercano sempre delle foto e stanno cercando di documentare i risultati che in effetti meritano di essere documentati. Perché parliamo di papas in Marte? Perché necessitiamo llevar las papas in Marte? Non è per McDonald's. No es el objetivo. El objetivo en realidad es en la Tierra el tema de la desertificación está creciendo bastante desiertos. Actualmente en China, India, por el problema del uso malo de la Tierra, proceso digamos, de calentamiento global que es conocido, y obviamente porque necesitamos comida reale. Allora dice, perché appunto ci servono le patate per Marte? Certo, non è per farci un McDonald's, dice, ma fondamentalmente uno per appunto ci servono anche come cibo per un'eventuale colonia, e due ci servono anche sulla Terra per coltivarli in ambienti molto desertici che tra l'altro si stanno espandendo in parte per il riscaldamento del clima, ma in gran parte anche per un cattivo uso del terreno che viene fatto ancora purtroppo in certi paesi. Allora questo può aiutare. E bueno, este es el futuro un poco de toda la sociedad científica de astrobiología del Perú, es SCAP, una sociedad que tenemos acá y que estamos cada vez más fuertes los chicos, son los investigadores, es llevar a un futuro en una misión 3, bueno, la fase 3, que será, como les comenté, mejorar el suelo, quizás con hidrogeles, nanogeles, nanotecnología o modificación genética, en el caso biotecnológico, probablemente sea importante en el futuro, y obviamente una misión robótica que pueda llevar a algún momento esta papa fama. Allora, qui vedete, questa è un'immagine ovviamente ancora non reale del futuro, e la fase 3 sarebbe quella che si inizierà fra poco, di cercare di migliorare il terreno in modo da rendere più facile la crescita della patata, e alla fine poi, se tutto va bene, la fase 4 sarà quella della missione robotica che dovrebbe trasportare le super patate su Marte e vedere se funzionano anche lì, senza ovviamente ancora rischiare la pelle di qualcuno che poi rischia di trovarsi, se per caso non crescono, rischia di trovarsi nei guai. E allora è meglio mandare prima una cosa robotica. Questo il marchio, quello che avete visto sotto quello della NASA, è il simbolo della SCAP, che è appunto la Società Scientifica di Astrobiologia del Perù, che è il gruppo fondato e diretto da Julio, che sta appunto è protagonista di questo esperimento. Bueno, y esta ya sale en la imagen
de Matt Damon, ¿no? De la película. Obviamente, yo creo que él se hubiera preguntado por qué no sabía eso antes, para poder solucionar todos sus problemas. Ecco, questo appunto è il film The Martian che studenti del mio corso l'abbiamo visto, ma immagino probabilmente anche molti altri, e qui dice che appunto probabilmente se avesse saputo queste cose prima se la sarebbe cavata meglio. In realtà nel film se la cava bene lo stesso, ma probabilmente nella realtà non ce l'avrebbe fatta con quello di cui disponeva. Bueno, solamente para mostrarles algunas fotografías acerca de nuestro proyecto actual, que justamente estamos en la construcción, bueno, no en la construcción, estamos en la búsqueda de fondos de un hábitat que se parezca a Marte, en Perú. Quiero mostrarles simplemente de manera muy rápida algunas de las imágenes de lo que nosotros estamos queriendo hacer. Sì, allora qui adesso ci vuole fare vedere alcune immagini di questa cosa che stanno cercando di creare, proprio un habitat simulato marziano, sempre nel deserto. Sì, giustamente, acá les muestro un poco l'area, bueno, che è grande, un'area interessante, dove si ha visto muchísimas similitudes a lo che ocurre in Marte. Esta es una imagen muy, muy grande, está cerca obviamente de un distrito que es La Joya, por eso se llama el desierto así, pero realmente es interesante ver las características de ese desierto. Allora, questo qui è un'immagine della zona del deserto della Joya, che è parte della provincia molto più ampia, ma appunto quello che ci interessa è il deserto, e quindi adesso vediamo alcune immagini di questa zona. Por ejemplo, este desierto es elevado, pueden observar estos ríos, pero en realidad estos ríos no son de agua, sino de nubes. Las nubes no pueden entrar al desierto. Allora, questa è una parte del deserto più alta, in alta quota, e questo che sembra un fiume, in realtà non è un fiume, ma sono delle nuvole che rimangono bloccate lì, non riescono poi a scendere proprio nel deserto vero e proprio. Hace que el aire caliente no sea tan intenso y las nubes no puedan subir y queden atrapadas a bajas altitudes, de manera que dejan muy, muy seca el área de los desiertos en esta área. Allora, questo è un processo climatico abbastanza particolare dovuto a una corrente di Humboldt che viene dall'Antartide. Questo fa sì che queste nubi, che sono praticamente nebbia, rimangano bloccate a una quota non troppo alta, che è abbastanza vicina, anche se non sono proprio nel deserto, però rimangono abbastanza vicine. Ah, queste sono alcune immagini delle Ande che arrivano, come vedete, quasi sul mare, cioè di fatto le Ande vengono fuori è il punto dove c'è lo scontro delle due placche tettoniche. Le Ande nascono dal fatto che una placca si solleva, quindi arrivano quasi sul mare, quindi per questo una parte del deserto è anche in alta quota. En el Plioceno se han levantado, como ustedes pueden ver, cinco veces más de lo que eran los Andes. Esto ha ocasionado que al levantarse muy rápido de los Andes haya ocasionado la formación de grietas enormes, cañones enormes, que justamente hacen que el desierto sea alto. Ecco, qui vedete la crescita delle Ande, che è stata rapidissima, soprattutto negli ultimi tempi. Chiaramente parliamo di ere geologiche, quindi è una rapidità molto relativa, però si vede chiaramente che non solo continua, ma addirittura è aumentata, e questa crescita così rapida ha fatto sì che si sono create molte fratture, quindi canyon, valli di vario tipo, e così.
Bueno, simplemente mostrarles algunas imágenes más. Estas son las estaciones actuales que existen, que simulan a Marte. Pueden ver ahí las diferentes estaciones que hay, son tres. Se quiso construir una en Australia, pero no se pudo, de tal manera que la que estamos haciendo en Mars PJ, en Papas de la Joya, tiene muchos de los planos que habíamos trabajado para Mars Rosetta. Allora qui avete visto la zona, prima c'era l'immagine proprio della zona della Pampas della Joya dove loro lavorano, ci sono queste tre stazioni per adesso dove cercano appunto di fare un simulatore marziano in loco che hanno cercato anche di costruire in Australia, però poi non ha funzionato, non è stato possibile farlo, e stanno usando però quei progetti, li hanno usati appunto per creare questi simulatori. Ma questo è un inizio. Acá están las fotografías de los vehículos que queremos generar allá. Su trabajo conjunto, que tenga una visión de justamente una colonia que pueda llegar a Marte. Esta forma cónica es súper importante para poder expandir. Allora, qui queste sono alcune immagini di progetti di veicoli per andare in un futuro su Marte con una missione umana, e in particolare questa forma conica è importante perché permette di espanderli, no? In questo modo, aggiungendo moduli in modo da creare strutture più ampie. Los futuros pequeños laboratorios dentro del lugar, acá están todos los planos, que va a ser muy importante abrir a la comunidad científica mundial este centro. Ecco, qui sono alcuni progetti appunto per cui stanno cercando una collaborazione internazionale per vedere se è possibile realizzarli e poi ovviamente sperimentarli e poi se funziona usarli su Marte. Bueno, finalmente solo comentarles que esto es multidisciplinario con las universidades, justo Mars Society, el capítulo de Perú. Institutos como SETI, NASA, los gobiernos regionales, nuestro pequeño intento de agencia que tenemos que se llama Comida en Perú, y queremos abrir esto a que sea un centro multiinstitucional. Sì. E allora, concludendo, quindi c'è Julio che loro vogliono creare, in realtà lui mi ha raccontato che hanno un progetto anche più ampio, vorrebbero creare lì una base stabile molto più grande, che è un progetto multistituzionale, potrebbe coinvolgere tutte le istituzioni che vedete qua. Grazie a te Julio. Allora, bene, quindi lui ha finito e ovviamente ci ringrazia tutti, ma adesso se volete chiaramente c'è spazio per le domande e credo di non sbagliare se la prima, quello che vogliono tutti sapere, se il marziano ce l'avrebbe fatta davvero nel film, credo di no. Julio, primera pregunta, ovviamente i nostri studenti si creano solo, quieren saber, però il protagonista della pellicola, il marziano, potrà salvarsi realmente attuando come se è, o questo non va a funzionare nella realtà? Uno, dos, la papa como la llevó no hubiera funcionado.
Bene, dice che l'acqua si la produce, ma in realtà c'era, poteva anche trovarla nel terreno. Quanto alla patata, no, purtroppo quello funziona solo nel film, ma nella realtà le patate che si era portato dalla terra, le patate normali, non crescerebbero mai. Quindi è meglio che non si sia trovato sul serio, perché sarebbe morto di fame. Adesso, se avete qualche altra cosa, dite pure, io traduco. Sì, sempre, scusa, bisogna però che venite, c'è il microfono, dovete sempre parlare nel microfono, perché se no le vostre preziose osservazioni non vengono registrate, anche se parlate con voce potente, perché la registrazione viene fatta dall'interno del sistema, quindi registra solo quello che entra nei microfoni. Alberto. Sì, grazie, ringrazialo per il bellissimo intervento. E, dunque, quindi, se ho capito bene, no, i due problemi principali sono la salinità e poi i raggi ultravioletti, no? Volevo capire se la selezione iniziale che è stata fatta della super patata è stata fatta solo in assenza di raggi ultravioletti. Sì. Giusto? Sì. Ecco, e come pensavano di affrontare poi questo problema? Perché comunque nel deserto la luce arriva povera di raggi ultravioletti. Sì, quel che ho capito, credo che l'hanno fatto dopo nel simulatore, ma glielo chiediamo. Sì, Giulio, Giulio. Macchina, sì, sì. Una pregunta, cioè per il mio amico Alberto Vianelli, che è professore di biologia, e te pregunta, dice che se ha intendito bene, lo dos problema principale sono la percentuale di sal nel terreno e la radiazione ultravioletta, e si preguntava se, soprattutto acerca de, quando si è fatto la selezione della varietà di papa, se si è considerato anche il tema della radiazione ultravioletta, o se questo ha sido affrontato successivamente. El criterio utilizado fue papas que puedan resistir, que ya naturalmente resistían. Algunas de ellas no son comestibles, por ejemplo, de las iniciales que se buscaron, que puedan más bien darnos gran cantidad de apoyo genético. Eran esas que estaban expuestas a alta radiación en áreas, por ejemplo, como Arequipa, el sur de Arequipa, Tacna, y altas alturas en los Andes. Si è dimostrato che hai una zona di abbastanza radiazione ultravioletta. Sì, allora dice che no, in parte la cosa era già stata considerata all'inizio, anche se poi appunto nel simulatore hanno fatto dei passi ulteriori, però questo l'hanno fatto semplicemente cercando delle patate che crescevano in zone molto alte, quindi meno protette dall'atmosfera, per cui si beccavano già una maggiore radiazione ultravioletta, e tra l'altro alcune di quelle che sono state selezionate di per sé non erano commestibili, ma le hanno ugualmente scelte perché potevano aiutare grazie ai loro geni per fare degli incroci con quelle commestibili in modo da potenziarle. Grazie. Un'altra cosa era se avevano lavorato solo su genotipi naturali, cioè presenti in natura, o se avevano anche avevano in programma di fare manipolazioni genetiche, visto che la resistenza ai sali è una delle cose più studiate. Sì. Bueno, la altra pregunta del professor Alberto Vianelli è al principio si hanno selezionato solo varietà naturales o también algunas que ya habían sido manipulate geneticamente? Tener mucha más información de la que les voy a comentar. Sí, hay varios tipos. Nosotros agarramos tipos nativos, papas nativas, que son papas que están expuestas en solas ciertas regiones del Perú, que son justamente las más ricas en variedad genética.
Muchas de ellas, algunas de ellas son comestibles en su mayoría por pequeñas poblaciones de los Andes. ¿Ya? Y la otra es, nosotros tenemos en el Centro Internacional de la Papa un área de mejoramiento genético. Hablo de mejoramiento y no hablo de modificación genética. Mejoramiento es una tecnología ancestral inca, ¿no? Y que se conoce de poner un injerto en una planta u otra para generar un nuevo o una nueva variedad, pero que sea resistente sin haber modificado genes. La etapa de modificación genética solamente se hace cuando hay un pedido explícito de alguna población. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer modificación como la fase 3 para ir a Marte. Allora, la risposta è che sono state usate varietà completamente naturali e anche alcune che sono state migliorate geneticamente ma non modificate, cioè migliorate vuol dire attraverso una tecnica di incroci e selezioni naturali che risale addirittura agli Inca, che è quella che usano normalmente in Perù. La vera e propria modificazione genetica si fa solo su richiesta specifica di qualche popolazione che può avere delle esigenze particolari per quanto riguarda invece il progetto della superpatata, per adesso appunto non si è ancora fatta e si farà probabilmente nella fase 3, quella in cui appunto si cercherà di affrontare il miglioramento sia del terreno che della pianta. Scusate, prima di vedere se ci sono altre domande, volevo dire una cosa importante per gli studenti del corso di Scienze e Fantascienza. Forse vi è anche già arrivato l'avviso. Come vi ho detto fin dall'inizio, noi dobbiamo fare qualche lezione di recupero perché quest'anno, per i problemi pratici di spazio che abbiamo, ci hanno dato questo blocco di 5 ore, però di fatto le ore che servivano per poter fare il corso erano 6 alla settimana e non 5, però gli anni scorsi mi davano 4 più 2, 5 più 1 non funziona bene perché l'ora isolata è un problema, quindi dovremo fare qualche lezione di recupero. Sono state fissate due lezioni da giovedì mattina, come anche voi mi avete detto che era l'unica fattibile, giovedì prossimo, quindi il 22, e quello successivo il 29. E l'orario è dalle 9 alle 13, poi insomma di fatto inizieremo un momento, sempre un momento dopo, diamo il tempo di arrivare senza essere trafelati. Chiaramente se uno non può venire, pazienza, io cercherò comunque di fare in modo che in queste lezioni si facciano dei discorsi, diciamo che siano in qualche modo autoconclusive, in modo da non penalizzare chi non potesse farcela eventualmente. Cioè il discorso che stiamo facendo sul SETI lo continuo nelle lezioni ordinarie, a meno che, cioè, se poi vedo che riuscite a venire tutti, vabbè, allora magari si può anche fare. Però potrebbe essere che Rosalba possa venire uno di queste mattine. In questo caso eventualmente vi avviso, cercherò di ve lo farei sapere evidentemente, e poi anche lì chi può viene, chi non può non viene, insomma. Purtroppo quest'anno è un anno un po' particolare, ci siamo trovati non per colpa di nessuno, perché siamo in una fase di transizione e quindi c'è stato da una parte un oggettivo aumento del numero di studenti e del numero anche di lezioni, di corsi, e dall'altro chiaramente anche un po' di confusione inevitabile per quanto abbiamo fatto del nostro meglio, perché è stato un cambiamento grosso. L'anno prossimo spero che alcune cose vadano meglio. Comunque, quindi ricordatevi che ci sono queste due lezioni supplementari, il 22 e il 29, il giovedì mattina dalle 9 alle 13, mentre mercoledì prossimo c'è l'incontro a Busto Arsizio, che è il terzo della serie, e che ricordatevi è alle 3, non alle 2 e mezza, perché c'è stato un problema organizzativo interno della scuola che ci ospita. Quindi mercoledì c'è questo, giovedì mattina per chi può c'è la lezione di recupero, e la settimana seguente ci sarà lezione normale il mercoledì pomeriggio e poi lezione di recupero giovedì. Detto questo, se c'è qualche altra domanda potete farvi avanti. Mentre pensate ne faccio un'altra io. Julio, una pregunta mia.
Mi pare che questo progetto sta marciando bene. In tua opinione, tu pensi che realmente la superpapa peruana arriverà a Marte e quando? Unos 2 años más, 3 años más, y cuando usares una misión, al menos necesita 5 a 10 años, estamos hablando de unos 15 años probablemente. 15 años para terminar la fase 3 o para llevarla a Marte? Ah, bueno, allora dice che ci vuole ancora circa un anno, insomma, contano di finire la fase 2, cioè questo studio dei limiti a cui si può spingere nelle condizioni attuali super patata nel 2019. Dopodiché devono passare alla fase miglioramento e lui dice che se tutto va bene, lui spera che in 15 anni, 10-15 anni, queste cose in genere l'esperienza insegna che nelle cose spaziali è più facile la previsione meno ottimista, ma però la loro sta funzionando molto bene. Comunque in 10-15 anni lui pensa che potrebbe davvero sbarcare su Marte la superpatata peruviana. Quindi speriamo. E, ci sono ancora altre cose? Bueno, se no hai altre... Ah sì, di nuovo. Bueno. Sì, sì. Un momento, il sito che lui ha segnalato non sembra funzionare. Ah. Ho provato su internet di verificare se. Sì. Scusa, Julio, il professor Vianelli disse che l'enlace che tu indicaste dove dovrebbe stare il grabado dell'esperimento pare che non funziona. Tu puoi sverificare, hai altro sito dove si può vedere? Tengo que verificar si todavía lo tienen, pero si tienen, si igual les puedo compartir todo el video completo, porque se ha grabado todo. Lo vamos a volver a subir. De repente hay un problema con mi link ahora, con un tema de que ya es antiguo el link. No estamos hablando del año pasado, hasta marzo de este año. Sí. Entonces probablemente está por eso fallando, pero voy a compartirles el nuevo contigo, ¿no? Te lo mando. Está bien. Sì, allora dice che effettivamente il link è un po' vecchio, quindi può darsi che non funzioni, adesso lo verifica e poi ce lo manda. E sta bene, sì, no, non ci sono altre domande, pare che... portanto, te salutavo molto, te agradecemo moltissimo, e bueno, ovviamente inviami la mina del diapositiva, así que puoi entregarla a los estudiantes, y de nuevo mil gracias, y bueno, espero que nos vemos en pocos meses en Lima y vemos para hacer otras cosas, sí, y seguir con esta aventura fantástica. Mil gracias, Julio. Bene, mi pare che insomma è stata una cosa un po' particolare, ma alla fine, pur con qualche difficoltà, ha funzionato, e mi pare che è veramente affascinante, anche perché davvero io sono molto colpito, perché sapendo appunto qual è la realtà universitaria, perché è il vero tallone d'Achille del Perù, è proprio il sistema educativo che è un disastro, vedere che è riuscito a mettersi una cosa del genere è qualcosa che veramente, cioè, non solo mi stupisce, mi riempie di ammirazione, ma veramente mi commuove, perché qualcosa è un miracolo veramente, quasi ancora più che la patata che cresce in 40% di sale. E abbiamo bisogno di miracoli così e di persone così, e credo anche questo è una delle finalità di Scienze e Fantascienze, di quello che cerco di fare qui, non è solo portare appunto le informazioni scientifiche, ma anche far vedere che ci sono comunque
ancora tante persone che lavorano con passione per un ideale e che ottengono anche risultati, che quindi si può anche fare cose buone anche in condizioni difficili, perché purtroppo molto spesso il sistema così informativo, mediatico, sappiamo benissimo che funziona, tende a sottolineare solo quello che va male, e allora poi uno pensa che tutto va male, invece no, non è così. Per fortuna ci sono ancora tante cose che vanno bene, tante persone straordinarie da conoscere, altre le conosceremo ancora. Allora, il prossimo appuntamento già la settimana prossima, Booster Sizio. Ringraziamo molto il liceo Arturo Tosi che ci ospiterà gentilmente. Ricordate, attenti che il liceo Arturo Tosi, perché per qualche giorno per un errore sul sito era apparso l'indicazione di un altro istituto Tosi, che però non, sempre di Busto, ma che non c'entra nulla. È l'istituto, il liceo scientifico Arturo Tosi in via Grossi 3 di Busto Arsizio. Alle 3 c'è la prossima settimana Scienza e Fantascienza con Marte nel cime e nel fumetto, con gli autori della Bonelli e con il professor Gervasini, che è un grande critico cinematografico che insegna all'Insubria. E poi il 5 dicembre il grande incontro finale qui con il lago Marziano e tutto il resto. Grazie a tutti, arrivederci.